partecipare a questa inaugurazione con un breve discorso che in parte riprende quello che ho scritto per il pannello della mostra. Quando mi sono accinto al mio compito ho pensato a un titolo e il titolo che mi è venuto in mente era ferrovia e modernità, perché la ferrovia quando nasce è proprio un simbolo della modernizzazione dell'economia e della società. Modernità come cambiamento, modernità come apertura di prospettive assolutamente nuove, e questo cambiamento e questa apertura di prospettive nuove si lega in maniera indissolubile a quel processo storico-economico che si chiama, viene chiamato rivoluzione industriale. Quindi c'è un nesso fortissimo tra ferrovia e modernità, cambiamento, e tra ferrovia e rivoluzione industriale come un momento di grande cambiamento complessivo dell'economia e della società. Parlando di rivoluzione industriale, allora dobbiamo volgere lo sguardo all'inizio verso quel paese in cui la rivoluzione industriale è . Quindi guardiamo un attimo all'Inghilterra e guardiamo a quegli elementi che si trovavano nell'economia e nella società inglese tra fine Settecento e inizio Ottocento che permettono poi l'esistenza della ferrovia. La ferrovia è il risultato della rivoluzione industriale inglese, non è uno degli elementi che la mettono e se vogliamo una conseguenza, perché ci sono decenni di cambiamenti che consentono all'Inghilterra di avviare e di completare la prima fase del suo processo di industrializzazione e la ferrovia ne è proprio il suggello finale. Quali sono questi elementi? Ne ricordo alcuni. La macchina a vapore, Watt, che è un tecnico mette a punto il suo primo brevetto nel 1769. La macchina a vapore è ovviamente fondamentale, come Stevenson decenni più tardi l'applica allo conto. Secondo elemento, i binari. I binari hanno trovato una prima applicazione diffusa nelle linee del carbone inglese, nelle gallerie sotterranee delle che erano calati nelle miniere, che vivevano nelle miniere, che erano dei carrellini che venivano caricati di carbone che attraversava, percorreva queste gallerie per arrivare ai pozzi che poi consentivano la risalita del carbone in superficie. Allora, per spingere o tirare, cioè nel caso del polo, i carrellini, poi si mette a punto questa tecnica che adesso appare scontata, ma per allora di far correre le ruote in questi terreni su dei binari elettrici, prevedendo poi metallici. Quindi il binario su cui un carro si spostava era praticata come tecnica nell'Inghilterra della rivoluzione industriale. Si parlava di linee di carbone, di carbone da elementi. Le caldaie, che comincia a essere utilizzato massicciamente nell'Inghilterra di quel tempo. Il carbone serve anche per rendere molto più moderno il processo di produzione del ferro. Quindi l'industria siderurgica utilizza come combustibile il carbone per portare a fusione minerali di ferro per la produzione di ghisa prima e poi di ferro. Quindi abbiamo macchina a vapore, i binari, il carbone come combustibile, che è anche il combustibile della macchina a vapore, lo sviluppo del
che è una linea in cui non l'attrazione dei carri non avviene solo a mezzo di locomotive, di attrazione vista, la linea che è utilizzata anche con carri che abita animali da tipo. E poi la linea, la prima linea, tecnicamente la stop d'arco viene un po' prima, ma poi la prima importante, la prima che merita di essere ricordata davvero, è la linea 1830. La linea di Liverpool-Manchester è una linea significativa, 56 km, linea che collega due città, siamo nel 1830, che hanno un'importanza fondamentale nell'Inghilterra dell'epoca. Liverpool è il grande porto dove arriva, tra le altre cose, il cotone che proviene dalle piantagioni degli Stati Uniti d'America, che commerciano della ferrovia. Dicevo 56 km 1830. Nel 1840 i chilometri, di linee in giro per il mondo, ma con delle limitazioni territoriali molto forti, sono diventati 1840, quindi 10 anni dopo, 8300. Nel 1850 35.000. Nel 1870 ho trovato schemi inversi, diciamo 380.000 e 200.000 km di linea ferroviaria. Quindi dalle 56 km della linea Liverpool-Manchester 1830 si passa alla metà del secolo a 35.000 km, una ventina d'anni dopo, 1870 a 180, 200.000 km. Dove sono? Dove sono questi chilometri di linea? Sono soprattutto in due paesi, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Vediamo il dato più vicino a quello della Genova Torino, 1850, dicevo 35.000 chilometri in giro per il mondo, tra virgolette in giro per il mondo, perché di questi 35.000 chilometri 14.500 sono negli Stati Uniti, 10.500 quindi vedete su 35.000 25.000 km sono questi due paesi, gli altri altrove
Torino Genova. Il Rete di Sardegna parte in ritardo rispetto ad altri stati, parte anche con il Gran Ducato di Toscana, ma recupererà molto rapidamente il suo ritardo. Il progetto più importante della politica ferroviaria del Rete di Sardegna è appunto quello della Torino Genova. Dal 1846 si inizia, nel 1853 la linea è terminata. Al momento dell'Unità d'Italia, dicevo che Reggio di Sardegna è partito in ritardo, ma ha recuperato molto rapidamente. Al momento dell'Unità d'Italia, nel 1861, in Italia ci sono poco più di 2000 chilometri di linee ferroviarie, 850 dei quali chilometri stanno appunto le Reggio di Sardegna parte continentale, cioè devono 850 chilometri sui 2000 e poco più esistenti in tutta Italia. Allora, cambiamento. La ferrovia come simbolo del cambiamento. Ci sono i legami di gusto. Sono stati ricordati, se nella mostra si vedrà il modellino della locomotiva Santiago di Arena prodotta all'Ansaldo, al meccanico Ansaldo di Santiago di Arena. La storia dell'Ansaldo è molto legata alla storia della ferrovia.
politico del risorgimento italiano. Abbiamo anche qua un anno simbolo, il 1846, che è l'anno nel quale il Regno di Sardegna decide di avviare la costruzione della linea. Abbiamo a Genova un congresso degli scienziati italiani. Erano quei congressi che si riunivano negli anni 40 dell'Ottocento e chiamavano alla raccolta in una città d'Italia i diversi studiosi che venivano da stati politicamente separati, che però si sentivano parte di una unica comunità di scienza, ma anche sostanzialmente di un'unica comunità nazionale. E nel 1846 a Genova, nel congresso dei cittadini italiani, per loro esempio a Genova, di ferrovia si parla molto. Sempre nel 1846, Cavour aveva viaggiato in Inghilterra, era un personaggio che guardava con grandissimo dai confini italiani della Regno di Sardegna, guardava la Francia, guardava l'Inghilterra, era andato in Inghilterra e quindi le ferrovie le aveva viste da dove si erano presentate per la prima volta. Cavour nel 1846 scrive un articolo su una rivista recensendo un volume di Carlo Petitti che parlava delle linee ferroviarie. E nel 1846 Cavour, nel suo articolo, parlando di ferrovie, parla anche di sentimento della nazionalità, conquista dell'indipendenza nazionale, e dice che si può così con le ferrovie muovere un passo sicuro sulla strada del progresso. Dunque, sentimento della nazionalità, conquista dell'indipendenza nazionale, in un articolo in cui recensisce un libro che parla di ferrovie, fa vedere come, nell'ottica di Cavour, questo nesso tra modernizzazione del paese, le ferrovie come un elemento essenziale della modernizzazione del paese, della coesione territoriale, andasse di pari passo con una visione di un processo di integrazione e unificazione politica, proprio il risorgimento. E al risorgimento, chiuso nel senso al risorgimento dell'Unità d'Italia, 1861, la politica dei primi governi post-unitari vede nella creazione e nel potenziamento di quei 2000 chilometri di linea che non esistevano uno dei suoi assi portanti, cioè la cosiddetta destra storica che governa l'Italia appena unificata, ha nella politica ferroviaria uno dei suoi obiettivi qualificanti, che vengono anche realizzati. Quindi c'è una dimensione politica del risorgimento italiano in queste ferrovie, c'è una dimensione economica in Italia come già in Inghilterra. Si è detto del rapporto. Così vediamo un altro aspetto, non solo quello del rapporto con l'industria, ma del rapporto con il mercato dei capitali. Cosa intendo? Per costruire le linee ferroviarie ci vogliono delle somme enormi. Proprio siamo su un'altra scala per quanto riguarda questo concetto di fabbisogno di capitali rispetto ai capitali che magari erano necessari anche all'epoca della rivoluzione industriale inglese per realizzare delle fabbriche moderne per la libertà. Per realizzare delle linee ferroviarie ci vogliono molti. Allora si crea un mercato finanziario dei capitali che vengono investiti anche in paesi esteri per la realizzazione di linee ferroviarie. Buona parte delle linee italiane viene realizzata con capitali che vengono da fuori Italia, così come ad esempio le linee ferroviarie degli Stati Uniti saranno realizzate con capitali soprattutto britannici. Ecco, vediamo che esiste un mercato internazionale dei capitali che ha dei
sono le prime grandi società della terra. Arrivano ad avere migliaia di dipendenti, hanno un sistema organizzativo estremamente complesso, perché abbiamo le linee da gestire, i treni che devono viaggiare, le officine di relazioni, il rapporto con la clientela, la vendita dei biglietti, un insieme di cose che richiede un'organizzazione di impresa, per cui nella storia proprio dell'analisi della tecnica dell'organizzazione dell'impresa, le compagnie organiche sono un esempio studiatissimo come modello di prima grande impresa dell'età contemporanea. In ultimo, il cambiamento del paesaggio. La ferrovia favorisce lo sviluppo dell'urbanizzazione, quindi favorisce il fatto che le attività economiche e la popolazione si distribuiscono in modo nuovo nel territorio, con una forte crescita della città. Una città in cui cambia la morfologia urbana, la stazione ferroviaria diventa un perno della città ottocentesca. Pensiamo anche a Brescia, ci sarà un intervento del ciclo che accompagna la mostra dedicata alle stazioni. Le stazioni ferroviarie e gli alberghi, i grandi alberghi che sono vicino alle stazioni e quale è un esempio. Cambia il paesaggio urbano e tra gli ultimi cambiamenti, chiudo, c'è un cambiamento continuo nell'immaginario collettivo. La ferrovia, la locomotiva e il treno entrano nell'immaginario collettivo. Adesso sentiremo delle stampe di Bossoli fatte sulla Genova Torino. Io mi sono scritto due cose, mi vengono in mente dei bellissimi quadri di Bongiorno sulle stazioni ferroviarie. Mi viene in mente il primo film, o uno dei primissimi, forse non è proprio il primo e il secondo, I fratelli Lumière, fino all'Ottocento, l'arrivo del treno nella stazione di Nessiotat in Francia. Mi viene in mente, sempre parlando di questa specificata all'anno, immaginare il collettivo, quello che c'è il remake che uscirà nelle sale tra poco, se non è scritto, di un famoso film tratto da un romanzo di Agatha Christie che è Assassino sull'Oriente Express. L'Oriente Express è un altro treno che entra nell'immaginario collettivo, che va da Mosca a Vladivostok. Appunto un libro di Agatha Christie, e vedete una contattazione di cucini da loro. Cambia anche il linguaggio, perché la parola ferrovia non esisteva. E allora voglio chiudere con poche righe di un economista genovese dell'Ottocento che si chiama Gerolamo Boccardo. Nel 1858 pubblica un dizionario della economia politica del commercio e dedica a ferrovie queste poche righe che vi leggo. Dice Boccardo, virgolette, ferrovie, parola, siamo nel 1858, parola di origine recente, creata in Piemonte per esprimere con un solo ben appropriato vocabolo ciò che una volta indicavasi con la perifrasi strada di ferro. Nonostante le pedantesche obiezioni onde fu fatta segno, e sebbene non abbia avuto la privilegiata sorte di nascere sulle rive dell'Arno, noi crediamo però che questa parola, d'indole perfettamente italiana per ogni riguardo preferibile, alle
ha detto, oltretutto, perché gli inglesi non capivano molto bene, ci sono vedi per Davidson, che era l'editore per cui l'autore aveva spesso a che fare, gli inglesi non vanno tanto per il sottile, sono pieni di errori di ortografia e di identità. Mentre Luigi Ieri, cioè qui a fare questa direzione dei lavori, si è portato appresso il figlio adolescente Francesco Pichetti, che conosce e si innamora di una fanciulla genovese, Clotilde Ferrara. La famiglia Ferrara è una famiglia distante, reputa il figlio di un ferroviere, per quanto laureato, non all'altezza, non partito della loro figlia, e ospetta violentemente questo rapporto. Ma sia pur rientrato a tavola, Francesco continua a corrispondere con Clotilde e continua a rimanere innamorato, talché il 6 luglio del 1891 la conduce all'altare al santuario di Monte Spinetto, la Serra Valle Spinetto. Tutto intorno alla Serra Valle Spinetto ruota questa storia. Naturalmente la conduce va a chiaramente contraria a questo vincolo e quindi decidono non di farla sposare la figlia a Genova, ma di portarla in campagna dove gli amici e i parenti non vedono caro il matrimonio. Il Francesco, che è stato avvocato, si è occupato di giurisprudenza, è un ottimo avvocato, ma incorre in una sciagurata affare finanziario. Finanzia una rivista satirico-politica da Padova che si chiama Battiglione, che fallisce miseramente, inghiottendo tutto il modesto patrimonio personale, la villetta di Adamo del padre e quello più grave, la dote della moglie. I due giovani sposi devono così beneficiare obbligatoriamente dell'ospitalità dei suoceri. E quante volte non te l'avevo detto io, se che il dato di quella numera rimane solo da immaginare. Solo che Francesco non è uno che si dà per vinto, è un valente avvocato, diventa presto un principe del Forge inglese, perché è dovuto venire a Genova su questo. Farà dei grandi processi, l'ultimo dei quali, ormai oltre sessantenne, è il processo di Livorno del 27, dove difende Carlo Rosselli, nel processo di cui era imputato anche Sant'Enne. Ma quel processo che aveva interesse di più è un processo precedente, avvenuto poco dopo il suo trasferimento a Genova come avvocato nel foro di Genova, perché viene chiamato a Torino per difendere in un processo per aggiornaggio molto complicato, molto pericoloso, un industriale di Pontese, a Giovanni Agnelli. E questo industriale, col suo accordo, aveva stabilito un percorso molto preciso, una diaria per tutti i giorni che Francesco doveva stare a Torino, una parcella, e quello che allora con un bellissimo termine italiano mai venuto in disuso si chiamava un palmario, cioè un premio, adesso si direbbe bonus, ma è molto più elegante del palmario, un palmario di una certa consistenza. La storia narra, la storia di famiglia narra che alla penultima udienza del processo, quando si tenevano le arringhe della difesa, Francesco cominciò la sua arringa, che era molto lunga, che durò anche il giorno successivo, ma arrivato alla fine dell'udienza era nel vestibolo a togliersi la toga, quando gli comparve davanti Giovanni Agnelli che recava una busta abbastanza lunga. Gliela consegna in mano e Francesco, stupito, si accorge che dentro c'è non solo la parcella, ma anche il anche il premio, che l'udienza non è ancora finita, la requisitoria non è finita, e Francesco gli dice: ma bene, la terrò via, la metterò da parte, e Agnelli gli dice: no, per quello che lei ha detto oggi, lei si è meritato tutto e anche tutto. Con quei soldi Francesco rimborsa i suoi e compra la villa di Arizona Montespino, dove poi mette e attende le stampe che dicono
e il video va con lui. A Odessa viene notato per le sue capacità artistiche dalla principessa Vorontsov, che è una nobile della terra borgogliosa, che lo prende sotto la sua protezione, lo incoraggia e gli finanzia in parte, non del tutto ma in parte, un viaggio di istruzione in Italia. Carlo Rosso riparte e ogni tappa del suo viaggio, Costantinopoli, Malta, organizza una mostra dove espone quadri che dipinge freneticamente per il suo studio. Carlo Rosso, che è un accorto amministratore di se stesso, tiene un libro magico su cui segna tutto ciò che vende e quando. E questo libro magico è diventato il catalogo delle sue opere, perché ci ha segnato tutto quello che aveva fatto. Lo troviamo durante questo viaggio a Milano, lo troviamo a Firenze, a Roma e a Napoli, dove, volta per volta, di città in città, incontra gli artisti che operano lì. A Napoli si specializza nell'acquarello e nel guazzo, a Firenze prende altre cose, incontra altri artisti, insomma un vero viaggio di grande cultura. Ritorna ad Odessa, dove viene festeggiato tantissimo dalla famiglia Vorontsov, che gli voleva davvero bene, e rimane per un po' a lavorare lì. Nel 48 decide però che vuole tornare indietro, perché la madre soffre molto il distacco dalla sua parte, da Lugano, e quindi chiede al figlio di tornare in casa. Carlo Rosso rinuncia a una agitissima posizione presso la corte del Vorontsov e ritorna, si installa a Milano, vicino a Lugano, dove la madre è arrivata. Nel 1851 partecipa con una mostra collaterale alle gare del tiro cantonale che si tengono a Ginevra. Ora, le gare del tiro cantonale erano un'occasione mondana importante, come potrebbe essere il seminario a Cortelli oggi. Cioè ci si trova in quota della finanza, perché si incontrano questa occasione sociale. A questa occasione sociale partecipa anche Pietro Paleologo, che è il ministro dei lavori pubblici del Piemonte, del Regno Sardegna. Vede Carlo Rosso, vede i suoi quadri, gli piace moltissimo quello che vede e gli commissiona le vendite della Galleria del Piemonte. Carlo Rosso si entusiasma alla fine del 52, ricordate che la Galleria viene ultimata nel 53, alla fine del 52 consegna tutto. Consegna le stampe, erano già state fotografate a Londra, e li consegna al governo del Piemonte, al Paleologo. Perché questa fretta? Che cosa c'è dietro? Qualche cosa ha già detto il professor Doria prima, ma c'è dietro anche un messaggio molto chiaro che il mondo vuole mandare. È terminata rovinosamente da poco la prima guerra di indipendenza, quella del 48, e la teoria era già in costruzione, perché la costruzione comincia con quello che siamo attenti, ci interessa sapere anche quando è stato approvato il progetto, insomma, comincia a costruire. Questa è una lettera patente di Carlo Alberto del 44, in cui viene approvato il progetto esecutivo della ferrovia. Nel 45, poi, alla vigilia di dare la commissione dei lavori, Carlo Alberto decide che la ferrovia la paga lui, cioè lo Stato. E non sono pochi soldi, vedrete nella presentazione che accompagna la mostra, la ferrovia di Torino-Genova costa 120 milioni di lire, che tradotti in euro della nostra epoca sono 890 milioni di euro, quindi non uno scherzetto, nemmeno poco rispetto al bilancio complessivo dello Stato piemontese di quegli anni. Perché decide di fare questo?
Perché la ferrovia, oltre a tutte le cose, ci ha raccontato assolutamente tutto il passato, ha anche un valore di impatto. Piemonte si sta preparando, ci sono i nuovi intestini e Cavour sta lavorando molto verso questa, a una rivincita della prima guerra di indipendenza. Gli austriaci hanno la ferrovia, il Piemonte vuole la ferrovia e vuole il telegrafo soprattutto, oltre alla ferrovia. Di questa cosa il governo piemontese vuole prendere e dotti i suoi nemici. Le stampe del Bossoli sono un grosso spot pubblicitario voluto dal Piemonte per avvertire che i piemontesi non sono più i montanari che sono andati a combattere nel 48, ma sono diventati una nazione tecnologica che ha le tecnologie più avanzate, e questo è un messaggio molto importante. Di più, in quegli anni, nel solco di quello che si raccontava prima il professor Pesciere, si stava sviluppando una grossa concorrenza fra i porti di Genova, Marsiglia e Trieste per assicurarsi il traffico della valigia delle Indie, cioè tutte quelle merci che dal Medio Oriente e dall'impero britannico dovevano arrivare in Italia. Genova si candida e si candida proprio con questa linea a raccogliere il trasporto, tanto vero che la linea Torino-Genova deve avere nel progetto una diramazione verso il Mago Maggiore, pensando di puntare attraverso San Bernardino alla Svizzera e che per non esordio. Questo messaggio lo leggete chiaramente nelle stampe del Bossoli, perché se voi ci fate caso, in ciascuna di esse compaiono i fili del telegrafo. Non ce n'è una dove se ne sia dimenticata, era evidentemente un'indicazione precisa che era ricevuta. Fai vedere che avvenga. Per il resto le stampe sono un po' bluff, nel senso che i treni che ci vedete disegnati sopra non sono i treni che percorrono anche per la prima volta la Torino Genova, sono dei treni di modello 24, perché la linea non era ancora finita e ci andavano solo sui treni di servizio e quindi il Bossoli un po' per entrare per vedere. Il Bossoli oltretutto è uno che si porta dietro un taccuino di viaggio che riempie di immagini, di vedute, di panorami, che poi usa una volta arrivato in studio per comporre le sue opere. Tanto è vero che lui pubblicherà con lei, insomma, qualche anno dopo queste stampe, una famosa serie che è quella della guerra di Crimea, a cui lui partecipò assolutamente, che non vive mai la guerra di Crimea. Lui aveva visto la Crimea nel suo andando e venendo da Odessa, aveva registrato i panorami che gli interessavano e poi si dirige sopra i cavalli, i soldati, i cannoni, inventandosi la guerra da Crimea, una specie di Walter Polino antesignano, quello da dove mettere il corino. Comunque, indipendentemente da ciò, queste stampe sono, rappresentano sicuramente un altissimo valore estetico e artistico, ma rappresentano anche, e ce lo diceva anche prima il professor Torino, un'immagine impressionante della modernità e del progresso di quel momento. Una modernità e un progresso che un illustrissimo viaggiatore che ha viaggiato su quella linea prima ancora che fosse terminata, così comunica a sua moglie Teresa in una lettera che vi leggo per concludere, perché mi sembra giusto fare parallelo con il professor Torino, una citazione, concludo anche con una citazione. Allora, descrive così la ferrovia: ponti giganteschi, viadotti lunghissimi e altissimi, per una serie di grandi arcate di pilastri che paiono massi di montagne e precipizi, archi grandiosi, già che la maggior parte di questa magnifica strada è o sottoterra o in aria. A ognuno dei pezzi fatti la prima impressione è quella del grandioso, del magnifico, dell'artista, la seconda dell'elegante. E prosegue.